credo che fondamentale che io vedo di fronte è la ricostruzione di un gruppo dirigente, della sinistra. E questo noi dobbiamo puntare a questo, perché soltanto questo gruppo dirigente armato di un progetto, possessore di un discorso, in grado di far emergere quello che qui si diceva non c'era, cioè un progetto di società. Ma oggi non basta più un progetto di società, oggi c'è un progetto di mondo. Cioè come si ordina, anzi come si disordina il mondo, insomma, no? Perché si cambi. E cioè, quindi che sono le cose contemporanee, insomma, della rivoluzione, e cioè del ribaltamento dei rapporti di forza. E qui appunto lavorare alla costruzione di un gruppo dirigente è un grande compito. E certo è difficile, insomma, dirlo, insomma, e mi preoccupavo di dirlo ai giovani comunisti, soprattutto insieme a Michi Vendola, perché insomma lì c'è proprio questa. Nei migliori, insomma, no? c'è questa pulsione, diciamo così, che dal basso si riparte. E invece ripartire solo dall'alto, no, non solo dall'alto, ma per riscoprire quel rapporto tra basso e alto, che era appunto un grande insegnamento che ci è venuto proprio dalla storia del movimento operaio. La storia del movimento operaio è stata una grande storia, perché è stata una storia di grandi gruppi dirigenti, di grandi politici, di grandi sindacalisti, di grandi organizzatori, no? che le masse insieme, le muovevano le masse, non aspettavano che si muovessero le masse, le muovevano, no? E le muovevano appunto indicando come si dovevano muovere. E questo è il compito che noi abbiamo, un compito non facile, però i compiti non facili sono quelli migliori, in fondo, no? Perché, insomma, se non altro, tengono svegli la testa.